Allora, io sono arrivato qua 5 anni fa e mi è piaciuto l'orto, mi piaceva la passione dell'orto e quando sono arrivato ho trovato, secondo me, una discarica. Appena costruite le case, ci hanno dato, non ci hanno dato, l'abbiamo presa, perché pezzetti di terra era libera. Perché noi abbiamo degli orti che sono uno spettacolo, sono parte di noi, delle nostre famiglie. E portarceli via non è bello perché ci porta degli orti per fare degli altri orti e non va mica bene Non ha secondo proprio me. Non senso. ha senso sto fatto qui. Ci fanno fare niente, portano via quello che abbiamo dopo 40 anni che abbiamo l'orto. C'è gente che l'orto l'ha salvato la pelle. Il comune è inesistente, mai si è degnato una volta di passare a vedere. È arrivata una persona del comune dall'oggi al domani dicendo che dopo, tra 20 giorni noi tiriamo su tutto. E secondo me non è stata una bella mossa, non è stata una bella mossa perché non si fa così. Però il comune di Bergamo ce n'è ben guardato di Di farlo avvisare. sapere, di avvisare i tenutari degli orti anche se sono abusivi. Ce ne sono ben guardati. E io non voglio che facciano una cosa così. A Ceradina stanno rovinando Ceradina. Spendiamo i soldi, Comunità Europea, spendiamo i soldi per fare qualcosa di bello, non per portare via la gioia delle persone. No, l'unica roba sarebbe prendere un avvocato, ma però bisogna. Con due palle così, e però ci vogliono i soldi. Venite a vedere questi orti, venite a vedere come si sta bene, è tutta natura. Oltre al loro lavoro c'è poi la natura che si è mossa da sola. Mi Ed invitiamo. è bellissima. Non puoi venire qui un appartatore a dire io inizio fra 15 giorni. Questo è la dittatura, questa. Non è comunismo, questa è dittatura.